Hai sentito? Domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia 28 Marina Romea c'è un grande evento di sport. Di che si tratta? Del Ravenna Cross Triathlon, la settima tappa del circuito Tricup Emilia Romagna, inserita all'interno della manifestazione Bike Show e Sports Events. Io mi iscrivo! Allora vai su ravennacrosstriathlon.it per iscrizioni e informazioni o su Facebook Ravenna Cross Triathlon. Ravenna Cross Triathlon, domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia 28 Marina Romea. Benvenuti amici, benvenuti triatleti, 14ª puntata di Triathlon Daddo Podcast. E allora andiamo a vedere subito quelli che sono gli ospiti dell'unico podcast di triathlon in italiano con il sottoscritto Dario Daddo Nardone che ve li presenterà. Si comincia con Lilli Gelmini e Nicolò Ragazzo, i due splendidi protagonisti del DJ Tri Senigallia, una due giorni davvero eccezionale. E poi andremo nel Parco Nazionale d'Abruzzo perché ci sono i due azzurri, Sandra Mairofer e Filippo Barazzol, che hanno davvero fatto una grandissima gara all'Xterra Italy. Scanno di nuovo a Zurigo in Svizzera, l'ultima volta di Ironman Switzerland nella bellissima città rossocrociata, con questi due exploit degli azzurri nelle loro rispettive categorie, Valentina Sestan e Stefano Luciani. Andiamo dall'altra parte dell'oceano a Edmonton in Canada con il leone azzurro Alessandro Fabian, che è tornato a ruggire, decima posizione per lui nella gara individuale del sabato, e poi la domenica di nuovo con i suoi compagni di team, quinto posto nella Mixed Relay per l'Italia. Chiudiamo con una bellissima rassegna giovanile con la Minerva Roma ancora super protagonista, e Marco Comatto e gli allenatori della Minerva ci spiegano il segreto del successo di questa incredibile cantera del triathlon. E allora si va, cominciamo Triathlon Daddo Podcast. E cominciamo la nostra rassegna parlando di DJ Tri Senigallia, una due giorni davvero bellissima, una gara diciamo storicamente organizzata da Trio Events a Senigallia, da quest'anno inserita nel palinsesto ufficialmente di X-Master DJ, e quindi ancora con più qualità, con più attenzione è stata proposta, sempre con dei percorsi davvero bellissimi e molto apprezzati dai triatleti. Domenica e lo sprint, e sabato il triathlon olimpico. Ovviamente cominciamo dall'olimpico di sabato con, tra le donne, lo show di Sharon Spimi, scappata via nel nuoto e poi imprendibile per tutti, con una bici davvero solida, un percorso che ha esaltato le sue caratteristiche. Niente da fare per Lilli Gelmini, arrivata in seconda posizione a 2 minuti, terzo posto per Chiara Ingleto con la solita splendida rimonta a piedi. Tra gli uomini il duo Gianluca Pozzati e Luca Facchinetti del 707 Triathlon Team ha fatto doppietta. Gianluca era a rientro da un infortunio, quindi lui che è nel giro azzurro non è potuto andare, come vedremo, a Edmonton per la It World Triathlon Series. È una bella lotta tra i due alla fine, insieme con altri, con Jacopo Butturini terzo del CUS Verona e Elia Mozzacchioli, avevano inscenato una fuga che aveva fatto sì che i giovani, che corrono molto forte, sono arrivati poi tutti dietro, non sono riusciti a rientrare, quindi una bici davvero molto molto tirata. La domenica è partita appunto con la sfida lanciata da Lilli Gelmini proprio a Shannon per rifarsi e per centrare la vittoria. Lilli ce l'ha fatta, è riuscita a vincere, la portacolori del TD Rimini ha preceduto Elisa Marcona di Hurricane e Francesca Ferlazzo di Spezia Triathlon. Tra gli uomini invece c'è stata la rivincita, diciamo così, di Nicolò Ragazzo, che era stato appunto lasciato indietro nel giorno prima, non era riuscito a fare la gara che voleva. Portacolori giovanissimo di The Hurricane ha vinto davanti proprio a Gianluca Pozzatti e ancora Jacopo Butturini, che dunque si confermano sul podio. Bellissimo, davvero emozionante l'arrivo, perché Nicolò è riuscito a raggiungere Lilli proprio sul traguardo. Le ragazze erano partite con anticipo alla prima batteria femminile, e quindi c'è questa bellissima foto di Lilli e Nicolò che arrivano da trionfatori, ovviamente
in campo femminile e maschile insieme a braccia alzate sul traguardo. È stata davvero una bellissima emozione per me accoglierli insieme con Silvia Ricò, eravamo gli speaker di questa bellissima manifestazione, e grandi emozioni davvero per tutti e con grandi storie di vita e di sport raccontate. Tutto questo e molto di più è stato appunto DJ Tri Senigallia, e noi andiamo ad ascoltare proprio dalle voci di Lilli e Nicolò come sono andate le cose e qual è il loro proseguo di stagione. A voi ragazzi! Ciao Daddo, eccomi qui a raccontare il weekend appena trascorso a Senigallia. Che dire, sono veramente contenta delle mie due gare. E sabato l'Olimpico è stata una gara molto dura, perché si è trasformata in una gara a cronometro e per colpa, tra virgolette, di una scatenata Sharon Spimi, che è partita subito forte a nuoto e mi ha dato quel leggero distacco che poi si è mantenuta in bici e anzi l'ha nettamente ampliato. Io ho cercato di spingere per rientrare, ma ho visto che comunque lei era molto distante e ho dosato il più possibile le energie anche nella corsa e mi sono aggiudicata il secondo posto, di cui comunque sono molto felice. E poi la domenica mi sono riscattata, dato che insomma avevo lanciato questa sfida a Sharon, e sono partita subito forte a nuoto perché sapevo che se fossimo scese assieme poi dalla bici avrei potuto dare qualcosa in più nella corsa, e così è stato. Ho corso discretamente forte, insomma considerando anche la gara del giorno prima, e mi sono agguantata al primo posto. Sono molto soddisfatta di questi due giorni di gare, più che altro perché vengo da un periodo intenso di allenamenti, dato che sto preparando il Gran Prix di Torino, e quindi le due gare a Senigallia per me erano un po' come degli allenamenti, ecco. Durante la settimana infatti avevo lavorato forte sia a piedi che a nuoto che di corsa, perciò le mie gambe non erano brillanti, però hanno reagito bene e di questo sono molto soddisfatta. L'evento di Senigallia mi è piaciuto molto, non avevo mai corso lì e mi è piaciuta molto l'organizzazione e soprattutto il fatto che l'evento fosse totalmente plastic free. Sono molto attenta anche io alle tematiche ambientali, perciò questo fatto di non avere rifornimenti con bicchieri di plastica o bottiglie di plastica è una cosa per me bellissima e spero che anche altri organizzatori possano riproporla. E niente, io adesso gareggerò ad Alpago questo weekend, poi Gran Prix di Torino e poi mi indirizzerò verso il finale di stagione, dove punto a fare bene i campionati italiani. Questa stagione sta andando esattamente come avevo pianificato e quindi sono molto contenta, più che altro perché, come alcuni di voi sanno, come tu sai ma magari altri no, io insomma avevo corso qualche gara con la nazionale giovanile, poi avevo lasciato il mondo del triathlon durante i 3 anni dell'università, fino a quando, dopo aver conosciuto il mio attuale fidanzato che mi ha spinta a riprendere col triathlon, nel 2016 ho ripreso con gli allenamenti e sono tornata a gareggiare. Perciò quest'anno si iniziano a vedere i frutti del lavoro che sto facendo assieme al mio allenatore Francesco Fissore, che ringrazio tantissimo perché mi sta facendo crescere nel modo in cui voglio. E niente, perciò per quest'anno si punta a fare bene sul piano nazionale, aggiungendo anche qualche gara in Francia di Grand Prix. E poi per l'anno prossimo il mio obiettivo è quello di alzare l'asticella, ma di questo magari ne riparleremo nel fine stagione. Grazie mille e un saluto a tutti. Ciao Daddo e ciao a tutti. Allora, io sono fresco dal weekend del DJ3 di Senigallia e che dire, a weekend concluso e possiamo tirare le somme e dire che tutto sommato è stato un weekend produttivo, nonostante la gara di sabato non sia andata come
aspettavo, avrei voluto vedere come reagiva la gamba dopo un bel periodo di carico, soprattutto nel 10.000 finale dell'Olimpico, ma così non è stato perché purtroppo i terribili Facco e Pozzo hanno iniziato subito a spingere forte sui pedali fin da subito, appunto. E quindi la condizione delle mie gambe non mi ha permesso di stare aggregato a loro e un po' mi ero buttato giù, però dai, alla fine ho detto vediamo comunque di concludere una buona gara e ho concluso col quinto posto che mi ha dato la giusta rabbia per poter fare quello che sono riuscito a fare domenica, diciamo, perché dopo un nuoto in prima posizione siamo riusciti a formare una fuga di 5 atleti. E appena entrato in T2 avevo in programma di spingere forte subito anche la transizione, appunto. E così è stato: ho preso qualche secondo di vantaggio che poi Poz mi ha recuperato nei primo chilometro, diciamo. E poi da lì sono riuscito a staccare nuovamente e ottenere appunto questa vittoria che mi dà tanta fiducia e tanta felicità, appunto, dopo un bel periodo di allenamento, dopo un anno che è stato un anno per me di cambiamenti anche appunto sotto il punto di vista sportivo. E sono cambiato io, sono cambiati i miei allenamenti, la mia metodologia. Infatti mi sono trasferito a Pescara per, diciamo, provare a fare qualcosa nel triathlon e diciamo che sono soddisfatto. Ora i prossimi appuntamenti saranno il Grand Prix a Torino il 4 agosto e successivamente partirò per l'Ungheria per una Coppa Europa Elite e vedere di riuscire a fare qualcosa di buono anche lì, dai. Che dire, saluti a tutti e grazie, Dado. E grazie Lilli, grazie Nicolò. E adesso da Senigallia ci spostiamo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella bellissima Scanno per Xterra Italia Abruzzo, la seconda, diciamo, tappa delle gare di Xterra in Italia dopo quella di Toscolano Maderno, appunto la storica tappa abruzzese, una tappa molto abbrezzata, molto selvaggia, molto dura, molto rock, proprio spirito Xterra in pieno. Una bellissima gara su due distanze, la full classica 1,5-30-10 e lo sprint sulle distanze dimezzate. Andiamo ovviamente a vedere quello che è successo innanzitutto nella full con la vittoria ancora una volta di Jelena Karaskova Erbenova dalla Repubblica Ceca in 3,24-27, ha preceduto di più di 5 minuti la nostra Sandra Mayrhofer. L'azzurra davvero ha fatto una grandissima gara. Al terzo posto la spagnola Eva García González. Tra gli uomini lui era il favoritissimo pluricampione del mondo, Ruben Ruzzafa, lo spagnolo, ha trionfato. È riuscito a battere di meno di un minuto Xavier Daflon, lo svizzero che qui a Scanno si trova davvero a suo agio e già ha vinto. Terzo posto, una bellissima sorpresa azzurra con il portacolore Grand Bike Triathlon Filippo Barazzuol. Per quanto riguarda invece il Cross Triathlon Sprint, Marta Menditto, 6 frecce bianche, ha battuto Zoë van Dijck, l'olandese, nettamente. Al terzo posto Martina Stanchi, ancora 6 frecce bianche. Tra gli uomini, il giovanissimo Francesco Podda, Fuel Triathlon, ha battuto l'esperto Stefano Davide, 6 frecce bianche. Al terzo posto ancora un giovane azzurro, Manuel Streitner del KSV Triathlon. E allora andiamo ad ascoltare proprio quelli che sono i racconti dei due azzurri che sono andati sul podio, ovvero Sandra Mayrhofer e Filippo Barazzuol. A voi ragazzi. Ciao Dado, grazie per l'intervista. Sono molto contenta del mio secondo posto all'Xterra Scanno. Avevo buone sensazioni sia nel nuoto, bici e corsa fino alla fine, perché essendo un percorso molto duro e lungo, però sono riuscita sempre a mantenere il mio ritmo e andare via bene. Quindi sono molto contenta e soddisfatta. Le mie prossime gare saranno l'Xterra, l'Europeo di Xterra in Repubblica Ceca,
Quella è molto particolare perché c'è una gara il sabato e i primi 15 maschi e i primi 15 donne passano per un'altra gara domenica di un sprint che sarà molto particolare. Sì, ora mi sto ripensando un po' e poi cerco di preparare al meglio quella gara all'Europeo di Xterra. Grazie tanto, ciao! Ciao Daddo, di scanno me ne hanno sempre parlato in due modi, con due aggettivi per descrivermela: bellissima quanto durissima. E effettivamente era una gara che ci tenevo molto, molto andare a fare, perché comunque era un posto che per me era nuovo, mai stato a correre lì. E poi perché comunque me l'avevano sempre descritta come una gara adatta alle mie caratteristiche, con una bici molto dura, seguita da una corsa altrettanto dura e tecnica. E vabbè, nuoto sempre 1500, sono sempre da fare, però visto che io il nuoto è un po' il mio tallone d'Achille, era ben bilanciato da una corsa e una bici così dure. E quindi c'è anche memoria dell'esperienza di Garda. Cioè, secondo me ho corso anche lì molto molto bene, molto con la testa, cioè nel senso che sono riuscito ad arrivare alla corsa con gambe fresche. Cioè, già dal nuoto non mi sono tirato troppo il collo, sono partito bene. E poi mi sono reso conto che ero con gente che in genere mi esce uno più di un minuto davanti, allora ho alzato un po' il ritmo e sono riuscito ad agganciarmi al trenino di Andrea Zanenga e mi ha dato una grossissima mano. Sono riuscito a rimanere lì con lui, più o meno come a Garda. Anche a Garda eravamo usciti insieme. E poi bici, ho fatto la mia gara senza esagerare troppo, fare fuori giri, ma visto che riuscivo a rientrare sul cioè riuscivo a chiudere su quello che poi era il podio, e sono riuscito ancora andare a prendere Carloni nel pezzo di nell'ultima discesa, che comunque era ottimo riuscire a rientrargli in discesa senza far fatica. E poi corsa l'abbiamo attaccata insieme, e corsa io avevo un po' di dubbi sulla mia tenuta di corsa, perché ultimamente ho corso veramente poco, perché ho avuto un po' un problemino al polpaccio, e quindi non sapevo bene in che condizioni era. Lui è partito subito molto forte, io l'ho lasciato un po' sfogare, poi ho ritrovato il mio passo, sono riuscito a stuzzicarlo un po'. E poi sapevo che era durissimo il pezzo che si faceva, quello in comune con la bici, quelle rampe finali su asfalto con quella pendenza che se lo corri vai forte, però per correre devi averne. L'ho lasciato andare, l'ho tirato un po', stuzzicato un po' nella salita ripida a piedi, che io l'ho camminata, mi trovo bene su quelle pendenze lì da camminare. E lui, come ho visto che correva, ho detto: ma secondo me si cuoce un po' bene bene. Nel pezzo dopo, un po' tecnico, un po' in discesa da correre, l'ho preso io davanti, l'ho fatto bene. Comunque se hai spazio che vedi, secondo me riesci a fare un bel ritmo. Invece lui era dietro, c'ero io, secondo me faticava anche un po' a vedere dove mettere i piedi. E poi siamo arrivati a prendere sta rampa con la pendenza bella dura. Io lì sono detto: boh, tengo botta, cerco di farla forte sta rampa fin su, poi vediamo come evolve. L'ho fatta forte e lui si è staccato. Gli ho preso quei metri che pian piano ho incrementato. E poi vabbè, la corsa un po' per pigrizia, un po' per Cioè, ho preferito proprio provare bene le discese della bici, investire più su quello che non provare la discesa della corsa. E quindi non avevo ben idea che ci fossero altre due risalite, ma meglio così, perché una volta che ho scollinato, nella mia testa ho detto: ok, bene, qua sarà tutta discesa, e
e arriviamo al lago in discesa. Invece poi mi sono ritrovato queste due rampette, ma le gambe erano ancora buone, e poi sapevo invece del chilometro lungo lago finale. Ho detto, boh, ho cercato di allungare il più possibile in discesa per poi non dover ammazzarmi a correre in piano, e ho gestito quel vantaggio. Sono riuscito a finire terzo, perché nel frattempo Daflon ha fatto una bici impressionante, cioè mi ha preso e staccato e lasciato lì nel pezzo ripido, e Rufazza non l'ho mai visto se non un puntino lontano, no? Quando c'erano dei rettini lunghi lunghi. E nel complesso sono molto contento, cioè alla fine era il mio secondo Xterra. E poi uscivo dall'Europeo, che ho fatto male, cioè addirittura il 2-3 mi ero ritirato per sto fastidio al polpaccio. E quindi no, sono molto contento comunque di riuscire a fare un po' di un Xterra, soprattutto a Scanno, che è una gara dura, secondo me mi ha dato molta fiducia e poi soddisfazione. Poi è bello anche la cosa che mi piace molto di questo ambiente qua del cross, che è un ambiente molto rilassato, cioè ci si prende sul serio il giusto, non c'è un'esasperazione. Dal mio punto di vista si è creato un bel gruppo, si sta creando un bel gruppo, e anche al di là delle gare. Poi è ovvio che c'è la giornata che è più in forma uno e meno in forma l'altro, ma viceversa, poi sarà la volta dopo sarà il contrario. E vabbè, adesso con un po' di rammarico non riesco a fare altri Xter, cioè, per dire la verità, mi sarebbe piaciuto molto. Ho visto che c'era quello all'Altifort, a Megève, e che tra l'altro conosco anche la zona. Ma invernale è molto bella quella zona lì. Mi sarebbe piaciuto fare una gara lunga, però probabilmente non la faranno, quindi niente. E adesso vabbè, ci sarà poi ancora l'italiano alla Varone, poi vediamo se salta fuori qualche gara, magari ancora qualche se saltiamo fuori qualche bella garetta in Liguria. No, se no, cioè, però vabbè, questa era proprio la mia prima stagione. Volevo capire un po' se mi piaceva, se si poteva fare come sport, e sono molto molto contento di essere entrato nel mondo. Devo, cioè, ringraziare Andrea Avellano di Gran Bike che mi ha tirato dentro. Poi beh, tutte le che ho conosciuto, e che comunque c'è anche un bel rapporto al di là dello sport. E boh, forse mi sono dilungato un po' troppo, ma mi fa piacere parlare di queste cose. E grazie, ciao a tutti. Complimenti ancora a Sandra e Filippo, ci auguriamo ovviamente di vedere Filippo presto impegnato ancora in gara Xterra, perché ha dimostrato davvero di poter fare molto bene e soprattutto ha subito capito qual è lo spirito di questo tipo di gare, del cross triathlon, del mondo Xterra in genere. Quindi davvero bellissimo avere dei nuovi protagonisti che sono capaci poi tra l'altro di essere anche così performanti. Ci spostiamo a Zurigo, Ironman Switzerland, per l'ultima volta, appunto, come dicevamo anche prima. Zurigo ospiterà lo storico Ironman Switzerland, che dalla stagione 2020 si trasferirà a Thun. E allora, la gara era pro solo al maschile, con Jan van Berkel, lo svizzero, che trionfa in casa con oltre 7 minuti di vantaggio sull'eterno Sven Rieder, era ancora una volta capace di una grande prestazione. 8:17 per van Berkel, 8:24 per Rieder al terzo posto, il francese Cyril Viennot, che chiude in 8:31. Come al solito, sempre
molto presente la pattuglia azzurra in quel dell'Ironman Switzerland. Sono stati in tutto 95 gli Ita finisher, 91 uomini e 4 donne. Bravissimo Davide Viale, che è stato il più veloce in 9:20 nella categoria M30-34. Andiamo a vedere quelli che sono stati invece i nostri podi. In particolare Valentina Sestan, la più veloce tra le donne, in 11 ore 1 minuto e 36 è arrivata seconda F40-44. Tra gli uomini invece secondo M40-44 Stefano Luciani in 9:29,5 secondi. Applausi anche per il terzo posto di Paolo Ricca negli M55-59 in 10:15,47. Ovviamente estendiamo gli applausi a tutti i nostri connazionali, perché terminare un Ironman sappiamo è sempre un'immensa soddisfazione. Andiamo a sentire allora proprio dalla voce di Valentina e Stefano quello che è stato il loro racconto, il loro Ironman Switzerland. A voi ragazzi. Ciao Dado, beh, che dire del mio Ironman qua a Zurigo? È stata una gara molto emozionante. Iniziata alle 5 di mattina sotto il diluvio universale e poi è continuata così per un bel pezzo della frazione di bicicletta. La bici è un percorso non banale, non ha tanto dislivello, però ci sono dei begli strappi e quindi le gambe si sentono. La prima parte è andata bene, gli avversari erano forti. E la seconda parte ho avuto un po' di calo, ma veramente ho cercato di tenere duro fino in fondo. Poi, scesa dalla bici, ho iniziato a correre, mi sono sentita bene e ho avuto la grandissima fortuna che il giorno della gara fosse lì con me, il mio allenatore, il grande Fabio Vedana. Quindi mi ha visto e mi ha detto che, ero in quarta posizione e che avrei potuto riprendere la terza e la seconda. Ci ho dato dentro, ho corso il più possibile. È andata bene, sono arrivata seconda. Beh, è stata un'emozione molto forte. L'emozione più forte poi è stata quella di prendere la slot per Cora. È tutto qui. Ciao. Ciao Super Daddo, grazie per i complimenti. La mia gara a Zurigo è stata molto emozionante. Volevo qualificarmi, ci sono riuscito. Me l'aspettavo molto meno dura, onestamente, però avevano cambiato il percorso all'ultimo, quindi ho tribulato un po' in salita, però fa niente, poco male. Ho preso un paio di penalità, una per scia, una perché mi è caduta la barretta. Sostenevano che ho buttato la carta per terra, si sono incazzati come le bestie e poi volevano addirittura squalificarmi perché mi sono messo sulle prolunghe in un punto dove non era consentito. Quindi ho tribulato molto, ho pensato di ritirarmi, però ho detto dai, andiamo avanti, vediamo cosa succede. E a piedi sapevo di poter correre più o meno intorno ai 4:20. Anche se poi in realtà non ce l'ho fatta, però dai, è bastato correre a 4:30 circa per qualificarmi, quindi contento di questo, contento soprattutto per chi mi seguiva lì sul posto, amici che sono partiti apposta per venirmi a vedere, quindi una soddisfazione immensa, e amici che mi seguivano da casa. Quindi veramente bello, bello. Io anche in questi momenti ti accorgi di che fortuna hai, perché comunque sei circondato da persone speciali, speciali che ti scrivono cose veramente che ti restano dentro, via. E quindi sono davvero emozionato, emozionato per tutto. Quindi adesso andremo a Stay Hawaii e vediamo cosa succederà lì. Un caldo della Madonna, però fa niente. Comunque, grazie mille anche a te. E ci vediamo presto. Grazie ancora. Ciao. Che bravi i nostri Valentina e Luciano. E allora andiamo dall'altra parte dell'oceano per seguire quello che è stato l'appuntamento clou a livello internazionale, ovvero l'ITU World Triathlon Series di Edmonton, che prevedeva un doppio appuntamento, ovvero l'appuntamento con la gara individuale sulla distanza del triathlon sprint del sabato e poi la Mixed Relay Series la domenica, l'ultima tappa di questa serie, appunto fortemente voluta dalla ITU, perché lo ricordiamo sempre ogni volta,
Questa sarà la terza medaglia assegnata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ovvero quella a staffette, quindi la Federazione Internazionale ha pensato anche di sviluppare in maniera molto importante anche questo ulteriore circuito di gare, proprio per dare la possibilità a tutte le nazionali di giocarsi le loro carte, prepararsi al meglio e fare toccare con mano a tutti quanti il grande spettacolo che questa tipologia di gara regala. Concentriamoci innanzitutto sulla gara che c'è stata sabato, il triathlon sprint, appunto, le classiche distanze delle 750 metri di nuoto, 20 di bici e 5 di corsa. A sorpresa, con una gara davvero incredibile, Emma Jackson, l'australiana, è riuscita a rimanere lì davanti con le migliori e poi a battere in volata Summer Rappaport, Summer Cook Rappaport, la statunitense, e al terzo posto un gran rientro come di consueto a piedi per l'australiana, l'altra connazionale di Emma Jackson, Ashley Gentle. 17ª posizione per la nostra Verena Steinhauser. Tra gli uomini invece, con grande grinta e con grande determinazione, Jonathan Brownlee si è andato a prendere la vittoria. Nulla ha potuto, anche grazie sempre alla sua solita rimonta, ma non è arrivato lì davanti. Mario Mola, lo spagnolo, al secondo posto. Martin Van Riel, belgio, alla terza posizione. Torna a ruggire il nostro leone, il leone azzurro alla punta di diamante, il capitano Alessandro Fabian, che risale, lotta e tiene bene fino al fondo, fino alla finish line, la sua 10ª posizione, 55:38 a 36 secondi dal podio. Davvero una bella prestazione per lui, e bella la prestazione anche di Davide Uccellari, che chiude al 14° posto, 55:55. E i due atleti sono stati protagonisti anche il giorno dopo, insieme con Beatrice Mallozzi e Verena Steinhauser. Beatrice era reduce da una caduta nella tappa di Coppa Mondo di Tijuvaros, in cui comunque non aveva avuto conseguenze fortunatamente, quindi è stata abile e arruolata per questa gara di staffetta, e i nostri quattro atleti si sono davvero fatti valere e hanno chiuso in 5ª posizione assoluta. Andiamo a vedere cosa è successo davanti. Il team New Zealand ha trionfato in 1:20:14 con Ainsley Thorpe, Tyler Reed, Nicole Van Der Kaye e Aiden Wilde, un team davvero molto giovane. Ha battuto i britannici Caldwell, Brownlee, Lee e Benson, che sono giunti a 9 secondi. Team Stati Uniti, terza posizione in 1:20:30, quindi a 7 secondi dal secondo gradino, con Rappaport, Ryder, Knibb e Pearson. Dunque l'Italia a 1:21:37, a 1:07 dal podio, come abbiamo detto, con Beatrice Mallozzi, Davide Uccellari, Verena Steinhauser e Alessandro Fabian. E noi abbiamo voluto proprio farci raccontare dal leone azzurro, dal nostro Ale, quella che è stata la sua trasferta di Edmonton e quelli che sono i suoi riscontri dopo questo ulteriore passo in avanti nella stagione, che ovviamente porta alla prossima, a quella ai 5 cerchi di Tokyo 2020. A te, Ale. Ciao Daddo, eccoci qua. E niente, allora volevo parlare, condividere con te, con voi un po' questo weekend. È stato un weekend intenso. Eravamo ad Edmonton per la 7ª tappa di campionato del mondo ed è stata una bella tappa. Finalmente sono riuscito a rientrare nella top 10 dopo un paio d'anni che c'ero arrivato vicino. L'anno scorso a Montreal con 14° posto, sempre il Canada. Probabilmente il Canada mi porta bene, quest'anno mi ha portato questo 10° posto individuale. E il miglior piazzamento di sempre a gara staffetta, un 5º posto, che non significa molto, nel senso che di per sé il risultato è sempre un risultato, bisogna vedere sempre quello che porta poi il risultato, quindi con le emozioni, le performance, che sicuramente sono state buone. E devo dire che era un bel periodo che non gareggiavo nella gara a squadra. Erano esattamente due anni, l'ultima volta era stata nel 2017 a luglio ad Amburgo, e questa volta con Joel siamo riusciti a inserire nel programma anche questa gara a squadra qua,
Ed è stato bello perché tornare a gareggiare con la squadra, con il Team Italia e a gareggiare anche per gli altri è una responsabilità in più. E talvolta magari quando ti metti di fronte delle responsabilità è un momento per crescere. Quindi questo è stato il primo passo, poi sicuramente il piacere di condividere le emozioni di questa performance, di questo risultato è stato bello, ma non è finita qua perché comunque è un percorso che ci sta portando a Tokyo 2020, che ci sarà anche la gara a squadre, oltre a quella individuale per la prima volta. Quindi gara a squadre, prima edizione Tokyo 2020, vedremo cosa riserverà. Ci sono tante squadre forti, lo sappiamo, ma possiamo giocarci qualcosa di buono. E anche perché, insomma, credo che la nostra squadra non sia, non spicchi per una super performance singolare, ma spicchi più che altro per la, spicca, per la, costanza e il medio-alto livello di tutti gli atleti, di tutti e quattro gli atleti o comunque del team italiano. Quindi sarà interessante vedere come sarà questa progressione. Intanto avremo a metà agosto il test events a Tokyo con la gara individuale, ma anche la gara squadra, appunto. E niente, adesso bisognerà metterla quinta e rimanere tra i top level, come sempre. Grazie intanto e buona continuazione a tutti. Bravo Ale, ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della stagione a te e a tutto il team azzurro. E a proposito di azzurri, giovani azzurri che stanno crescendo, andiamo a vedere quello che è successo ai tricolori giovanili di Triathlon, Junior Youth e Mixed Relay, che si sono disputati nello scorso weekend a Vigna di Valle, Bracciano, Lago di Bracciano. Andiamo a vedere le gare individuali del sabato con il titolo junior conquistato da Costanza Arpinelli davanti alla compagna di squadra della Minerva Roma Bianca Barbesino, al terzo posto Bianca Sereni del Raschiani Triathlon Pavese. Tra gli uomini Alessio Crociani TTR Triathlon Team Riccione batte Giacomo Merlo T41 e Filippo Cattabriga ancora Minerva Roma. Youth B, Angelica Prestia Pianeta Acqua batte Martinelli e Greco. E Tommaso Toppi Green Hill batte Sebastian Weistanner e Daniel Casadei. Tra gli Utah invece chiudiamo con il trionfo Silke Oltralight con Sofia Tonon davanti a Casadei e Crociani e tra gli uomini del protocollo del gruppo sportivo Fiamme Oro Fiorenzo Angelini davanti a Stori e Romano. La domenica appunto la Mixed Relay con il doppio trionfo Junior e Youth della Minerva Roma. Negli junior la Minerva ha battuto il TTR e il T41 Triathlon Marossica, negli youth invece Green Hill e Bressanone Nuoto al secondo e terzo podio. E allora abbiamo voluto sentire proprio Marco Comotto che ci ha raccontato un po' di questo segreto del successo, il segreto del successo di questa incredibile team che è la Minerva Roma, che da tantissimi anni è davvero la cantera del triathlon italiano, riesce a sfornare talenti in continuazione, riesce comunque a insegnare i valori del triathlon con grande passione. A te, Marco. Ciao Daddo, da Vigna di Valle, la Minerva Roma ha appena conquistato i due titoli a staffetta nei campionati italiani di categoria Junior e Youth ed è una grandissima soddisfazione per noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo per creare atleti che ci regalano veramente delle grandi soddisfazioni. Ma ho il piacere di passare la parola a Mauro Tomasselli che ci racconta un po' come si è evoluta la storia della Minerva, visto che lui ne è stato atleta ed ora tecnico di gran rilievo.
Ciao Dado, Minerva Roma nasce moltissimi anni fa e la struttura era formata sostanzialmente da persone competenti ma soprattutto molto appassionate. Nel corso degli anni si è cresciuto tantissime generazioni di ragazzi che piano piano hanno raggiunto degli obiettivi più o meno importanti, fino ad arrivare agli ultimi anni, quelli più moderni del triathlon giovanile, dove piano piano si è diventati sempre e sempre più solidi. Negli ultimi 10 anni si è fatto un grandissimo passo in avanti nello sviluppo dei nostri giovani, grazie appunto a una grandissima collaborazione e cooperazione di tutti i tecnici che lavorano ogni giorno sul campo, dai tecnici dei minicuccioli ai tecnici degli under 23. E questo ha visto uscire da questo vivaio dei ragazzi che hanno fatto già dei grandi passi in avanti anche negli elite, seppur appartengono ancora alle categorie giovanili, come ad esempio Beatrice Mallozzi e in parte anche Costanza Arpinelli. Questi due giovani in particolare, ma poi tutti quelli che sono sotto di loro, rappresentano per noi un grandissimo orgoglio. Inspiegabile a parole, perché fondamentalmente siamo ogni giorno dell'anno, 365 giorni all'anno, a fare attività, a proporre attività, e questi giovani riescono all'interno di un ambiente molto strutturato, riescono a viversi un contesto sociale giovanile che gli dà sia possibilità di esplorare la parte quella sociale, sia poi, come si è ben visto, di fare molto bene in ambito sportivo e di curare molto bene la metodologia che si spera poi pagherà anche nelle categorie superiori. Negli ultimi campionati italiani giovanili, i ragazzi della Minerva hanno messo in gara delle prestazioni, ma soprattutto degli atteggiamenti molto importanti, atteggiamenti su cui noi cerchiamo di lavorare ogni giorno per creare poi dei futuri triatleti competenti in ambito internazionale. Quindi possiamo sicuramente dire che siamo molto orgogliosi dei nostri atleti, che nonostante facciano la vita da studenti atleti, vanno in avanti nel loro percorso di sviluppo. E lo fanno sempre con il massimo divertimento e con il sorriso sulla bocca, sia quando vengono esposti in gare nazionali orientate appunto allo sviluppo territoriale, sia quando vengono convocati con la nazionale elite, come nel caso di Beatrice che ha raggiunto il quinto posto ad Edmonton. Il primo feedback è stato proprio quello di essersi divertita moltissimo e di essere riuscita a fare delle cose che poi fa tutti i giorni con la massima serenità. E continuiamo il nostro racconto con quello che è successo nelle gare all'estero. I risultati delle più importanti gare, abbiamo già parlato di quello che è successo ad Edmonton e a Zurigo. Continuiamo con Zurigo perché il sabato, il giorno prima dell'Ironman Switzerland, si è disputato il 51-50 Zurich Triathlon. 51-50, questo sappiamo, è una serie sempre di Ironman, la somma in chilometri appunto delle distanze, 1,5-40-10, vogliono dire appunto 51,5, 51,50 è un triathlon olimpico no draft, senza scia. La vittoria al femminile è andata a Nicola Spierig, la svizzera, che è arrivata poi tra l'altro anche terza assoluta, campionessa olimpica di Londra 2012, lo ricordiamo, un'incredibile foto finish vincente su Lisa Norden. Al secondo posto la connazionale Imogen Simmons, terza posizione per la neozelandese Amelia Watkinson. Non c'erano pro tra gli uomini, 35 gli italiani age group al traguardo, di cui 31 uomini e 4 donne. I più veloci tra i nostri connazionali sono stati Leonora Michela Franzini e Andrea Chiolle. Complimenti a loro. Andiamo in Germania, Tübingen, per la terza tappa della Bundesliga, il circuito più importante appunto di triathlon elite per quanto riguarda lo stato
la Germania, appunto, su distanza sprint 7,50, 20,8 e 4,75 per la precisione. Tra le donne, la francese Amy Chareron ha battuto la tedesca Carolina Pöll al terzo posto, la ceca Petra Kurikova. E tra gli uomini invece il francese Dorian Konings ha battuto il neozelandese Ryan Sisson, al terzo posto Luke Burns Australia. Decima posizione per il nostro Dario Chitti, ancora un buon piazzamento dopo l'ottimo podio conquistato nella seconda tappa. Daniel Hofer invece ha chiuso al 64esimo posto, Asia Team Buskuten sempre saldamente al comando sia tra gli uomini che tra le donne per quanto riguarda la classifica a squadre, purtroppo annullato per appunto le condizioni atmosferiche cocenti nella zona di New York, il New York Triathlon Lifetime 3 Series, che era anche la championship della serie statunitense. Rimaniamo negli Stati Uniti, per la precisione ad Avon, dove si è disputato l'Xterra Beaver Creek, che ha visto ancora una volta trionfare tra gli uomini Joshua Middaug, lo statunitense, davanti a Sam Osborne, il neozelandese al terzo posto, Canada con Carson Metzen, Stati Uniti tripletta al femminile con Susie Snyder davanti a Julie Becker e Maya Ignatz. Torniamo in Europa per l'X3 World Tour, il circuito di triathlon estremo che fa capo al mitico Norseman, che si disputerà tra pochi giorni ad Osternoren in Svezia. Lo Swedman Extreme Triathlon ha visto per Neil Dorstad e Frode Jamstad, Norvegia e Norvegia, trionfare, due gli Italian finisher, il più veloce è stato Alessio Leo. Completiamo la rassegna dei risultati della scorsa settimana con altre due gare che si sono disputate sul suolo italiano per quanto riguarda il calendario della Federazione Italiana Triathlon. A Cernobbio, un triathlon sprint targato Spartacus Triathlon, con la vittoria di Carlotta Bonacina a Raschiani Triathlon Pavese davanti a Laura Gatti ed Alice Fritzke. Tra gli uomini, l'australiano Troy James Whittington della DDS ha battuto Ivan Risti, compagno di squadra, ed Emanuele Grenti. Invece, seconda edizione all'isola di Ortigia, Siracusa, per l'Aquatron, l'Ortigia Aquatron, con anche gare giovanili. Per quanto riguarda l'Aquatron classico, la vittoria di Nicoletta Santonocito del Magma Team davanti a Giulien Delicato, sua compagna di squadra, e a Caterina Bonanno dell'MTB Size di Messina. Tra gli uomini invece Alessandro Terranova, Just Triathlon, ha battuto Enrico Schiaveno, Minerva Roma, e Davide Ventura Magma Team. Andiamo avanti, andiamo a vedere invece quelli che saranno gli appuntamenti di questo fine settimana 27 e 28 di luglio per quanto riguarda il calendario italiano. Cominciamo con il Triathlon di Faenza, giunto alla 26esima edizione, una gara storica che davvero ha fatto iniziare a fare triathlon tantissimi atleti. Poi il doppio appuntamento 27 e 28 ad Alpago per il triathlon olimpico cross country, il triathlon sprint Silca Cup organizzato da Silca Ultralight. Purtroppo una notizia dell'ultima ora, annullata la terza edizione del triathlon olimpico di Serra Petrona, quindi ci siamo vicini agli amici della Flipper Triathlon, che comunque hanno assicurato a tutti i partecipanti il rimborso completo anche se non era dovuto. Anche questo dimostra la serietà e l'attenzione di questi degli amici Raffaele, Enzo e tutto il team Flipper, che salutiamo, e ovviamente avremo modo sicuramente di vederli impegnati in altre organizzazioni, si meritano davvero tutto il nostro applauso. Andiamo avanti con gli ultimi due appuntamenti, con entrambi il corsa e nuoto senza la bici, ovvero l'Aquatron di Solanas e lo Swim Run di Bologna, inserito nel circuito Swim Run Italian Series, oltre che essere una gara Merit Cup Race di Otillo. E
E ora ovviamente andiamo a vedere quello che succederà all'estero, cominciando da quello che è già successo all'Alpe d'Huez per l'Alpe d'Huez Triathlon, triplo appuntamento col Duathlon, il Triathlon Long e il Triathlon Olimpico, ovvero le distanze un po' particolari, Duathlon 6,5-15,2,5, Triathlon Long 2,2-118,20, il Triathlon diciamo Olimpico 1,2-28,6,7. La particolarità ovviamente è la presenza dell'Alpe d'Huez, di questi incredibili tornei, di questa bellissima salita, del tanto pubblico e della corsa in altura. Ebbene, andiamo a vedere in particolare quello che è successo nella gara più lunga, quella più spettacolare e attesa, con i risultati in particolare di i nostri pro azzurri, sesta assoluta Elisabetta Corridori e Marco Corti e Pierluigi Senior tra gli uomini, tredicesimo e diciannovesimo. Le vittorie Romain Guillaume e Daniela Riff, che ha fatto una gara strepitosa come di consueto. Ovviamente su TriRace potrete trovare tutti i dettagli. Andiamo avanti perché l'International Triple Ultra Triathlon è già in corso di svolgimento, è partito appunto il 26 di luglio e vedrà gli atleti impegnati in questa gara di Utah World Cup Race nelle distanze ultra triathlon di 11.4 km di nuoto, 540 km di bici e 126.6 km di corsa. Al via anche un italiano, Claudio Minotti, in bocca al lupo a lui e ovviamente a tutti i partecipanti. Andiamo a vedere quello che è l'evento clou del fine settimana, ovvero i campionati europei di triathlon sprint a Kazan in Russia, 750, 25, le classiche distanze su cui si dovranno dare battaglia gli atleti provenienti da tutto il vecchio continente, tra cui anche due italiani, ci saranno Carlotta Missaglia e Nicola Zanno, che difenderanno appunto i colori azzurri. E poi andiamo avanti a vedere quello che ci sarà sempre nel calendario ITU, il Lima Pan American Games Triathlon, Triathlon Sprint con il Triathlon American Championship, quindi titoli americani in palio, vedremo chi la spunterà. Torniamo in Europa per la terza tappa del Grand Prix Triathlon Francia a Muret, un Triathlon Sprint che vede tra le donne tante nostre azzurre al via, ovvero Beatrice Mallozzi e Angelica Olmo, e poi ancora Chiara Magrini, Bianca Seregni, Federica Parodi e Michela Pozzuoli. In bocca al lupo alle nostre ragazze. Ironman Hamburg in Germania, una gara molto attesa con 54 age group italiani al via. E poi ancora per quanto riguarda il circuito Ironman negli Stati Uniti, nel continente americano, troviamo l'Ironman Lake Placid, l'Ironman Canada a Whistler con anche l'Ironman 70.3, l'Ironman 70.3 di Santa Rosa in California, il 70.3 in Ohio, Delaware, e poi invece circuito Challenge a Praga in Repubblica Ceca, Challenge Praga con tre italiani, ovvero Mattia Ceccarelli, Matteo Fontana e Davide Rossetti. E ci spostiamo poi anche all'Island Man, una gara estrema con il nostro Claudio Ciceri, unico italiano al via, poi ci sarà anche l'Outlaw Triathlon. Insomma, tutte le gare ovviamente come di consueto le trovate su TriRace. Ed eccoci qui giunti al termine anche di questa 14ª puntata. Io mi scuso un po', la mia voce non è proprio brillantissima, qualche problemino di aria condizionata negli ultimi giorni, diciamo, comunque tutto a posto. Vi ringrazio, ovviamente vi chiedo sempre feedback sul Triathlon Dado Podcast, lo ricordo, l'unico podcast di triathlon in italiano. Seguiteci e segnalateci anche le vostre storie, perché lo ricordo ancora sempre, i protagonisti di questo spazio siete voi che vivete le grandi emozioni del triathlon in prima persona. Quindi attendo i vostri spunti e vi ricordo che Triathlon Dado Podcast potete ascoltarlo su mondotriathlon.it/podcast ovviamente, e poi su iTunes, Spotify, YouTube. In questo caso vi sprono anche a iscrivervi al canale YouTube, dove carichiamo anche tanti altri contenuti, e poi Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, Anchor, insomma davvero tantissimi
posti per ascoltare comodamente dove vorrete il vostro Triathlon Daddo Podcast. Io vi saluto. L'appuntamento doveva essere a Serra Petrona per il Triathlon Olimpico, purtroppo, come abbiamo detto, la gara è stata annullata, quindi in questo weekend ci vedremo, ci ascolteremo appunto qui sul podcast e ci vedremo online per seguire gli aggiornamenti che insieme con Barbara Cologni effettueremo per seguire al meglio tutto quello che succederà in questo fine settimana di grande triathlon. Come al solito vi voglio bene, Daddo c'è, io triamo, ciao amici, ciao. Hai sentito? Domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia 28 Marina Romea c'è un grande evento di sport. Di che si tratta? Del Ravenna Cross Triathlon, la settima tappa del circuito Tricap Emilia Romagna, inserita all'interno della manifestazione Bike Show e Sports Events. Io mi iscrivo! Allora vai su ravennacrosstriathlon.it per iscrizioni e informazioni o su Facebook Ravenna Cross Triathlon. Ravenna Cross Triathlon, domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia 28 Marina Romea. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.